Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Chiara e anche oggi siamo qui per fare un video baby insieme. Oggi facciamo uno svuota la spesa perché sono appena stata da Lidl e quindi vediamo cosa compro con 40 euro di spesa. Un po' voi che mi seguite nei vlog sapete già, però oggi ho comprato un paio di cose diverse, quindi ve le faccio vedere. Ecco qua la lista della spesa, ve la lascio qua così ve la potete screenshottare. Se volete vedere bene i prezzi del Lidl, c'è anche il totale, eccolo qua. Se vi serve, potete guardare, screenshotare. Ecco qua, un sacco di pomodorini, cose varie, solita, perché dieta che vince non si cambia, perché chi di voi mi segue sa, io sono un amante dello stile di vita sano, comunque voglio perdere ancora dei chili, quindi insomma ultimamente mi sto trovando molto bene con una dieta, e quando trovate una dieta che vi fa sentire e stare bene, nonostante magari sia low cal, quindi con delle calorie basse, mantenetela, non fatevi attorire la testa che bisogna variare per forza. Fate le cose finché funzionano, poi quando cominciano a funzionare cambiate, ok? Dovete fare le cose come vedete che avete dei risultati, soprattutto vi trovate bene e tenete nel lungo periodo. Comunque questo non è l'argomento del video, vi faccio vedere qua la mia spesa. Allora, questi pomodorini qua di Lidl che io adoro, e oggi ne ho presi tanti perché finalmente erano belli, perché l'altra volta che ho fatto la spesa erano tutti brutti. Ne ho prese 12 confezioni. Qua. Quando fate la spesa, se la fate il più pulita possibile, vi assicuro che a parte, oddio, non dico che risparmiate, assolutamente no, perché questi sono 38 euro, ci mangio solo io e sì, mi dura più di una settimana tutta questa roba, per carità, però insomma, è meglio spendere qualcosa in più per roba fresca, mangiare bene, così, ecco. Poi, 12 di questi ne ho presi, eh. Faccio vedere che non scherzo, 12 perché di solito ne mangio uno a pranzo e uno a cena, quindi 6 giorni sono lì. Chiaramente li conservo in frigo. Sì. Poi ho preso anche due non contenta di ciliegino, perché a volte mi piace mixarle. Poi questa confezione qua è più grande. In realtà costa credo meno. Sì, costa un po' meno, dovrei imparare a prendermi solo i ciliegini che risparmierei qualcosina. Però questi qua mi piacciono così tanto e ne ho presi due di ciliegini. Ecco qua. Poi ho preso dei mirtilli che mangerò adesso, perché li ho visti, ho detto oggi li compro, me li mangio freschi. E adesso me li mangio con le proteine in polvere. Poi ho preso un superstite qua di questi, appunto. Poi ho preso dei funghi surgelati. I funghi, ragazzi, sono un alimento straordinario, straordinario. Non fate mancare mai i funghi dalla vostra alimentazione. Preferite sempre questi qua surgelati o freschi, chiaramente, a quelli in scatola, anche se io adesso tipo ne ho prese due sotto acqua, sotto insomma aceto. Non prendete mai i funghi sotto olio, vi prego, come il tonno sotto olio, raga, no. Aspettate. E poi ho preso, che volevo assaggiare, questa qua che non ho mai comprato, non ho mai assaggiato, non vedo l'ora di assaggiarla surgelata, così giusto per questo inizio di serie di fresco, che a me fa voglia sempre tantissimo la minestra, il minestrone, insomma questo qua è mix verdure, dentro ha 50% di verdure cotte, 50% di cavolfiore arancione, carote, patate dolci, porro, quindi insomma abbastanza buona anche a livello calorico, perché non tutte le zuppe hanno proprio degli ottimi valori. Aspettate che metto queste due cose in freezer. Poi, come vi ho accennato, ho preso questi qua che però sono sotto salamoia, per intenderci, quindi hanno le loro bassissime calorie. Se invece prendete i funghi sott'olio, ragazze, non ha assolutamente senso. E poi che è proprio un olio bieco quello dei funghi, come quello del tonno, quindi mi raccomando, raga, no roba sotto olio. Mai, cioè proprio, a parte che diventano delle bombe caloriche. Questi qua. Poi ho preso, c'era anche questo che non ho mai provato, non vedo l'ora di assaggiare, ma lo assaggerò domani, che oggi non rientra in dieta.
Questo qui sembra molto buono, era in sconto a 89 centesimi, i valori sono anche buoni. Sapete che io vi dico sempre, vedete quanta roba ci vuole per fare questo? Preferite sempre, cioè vedete, costava poco, ne ho preso uno solo giusto per togliermi lo sfizio di qualcosa di dolce, però veramente preferite alimenti puliti, cioè guardate la differenza di ingredienti tra questo, che è yogurt magro, ok? La lista dura tre parole, e questo, cioè vedete, questo uno ogni tanto, ok, se diventa la routine, raga, no. Imparate a preferire per l'appunto prodotti che hanno una lista degli ingredienti il più breve possibile, 3-4 ingredienti, stop, basta, non di più, soprattutto se volete mangiarne tanti. E poi ho preso, beh, allora di yogurt magro ne ho presi 5, no, 2, 3, 4, 5, sì, perché ne ho ancora uno in frigo. Ho preso un mix grattugiato qua, che è in sconto, no, non era in sconto, l'altra volta l'ho preso, era in sconto. Io ne metto 10 grammi o anche di meno sui pomodori, quando mi va, non sempre. E vabbè, poi, e poi ho preso due sacchetti delle squasse, che però servono sempre. Ecco, questa spesa qua 38 euro, sono tantini perché questi qua costano, però voglio mangiare questi, preferisco spendere i miei soldi qua che non fa magari su comprare un fondotinta diverso o un'altra verdura che magari mi piace meno, quindi per il momento mi trovo bene così, mi sto trovando bene, mi piace la mia routine, mi piace quello che mangio, quindi voglio continuare così e niente, questa è la mia spesa. Fatemi sapere voi cosa comprate sempre da Lidl, fatemi sapere se vi piace la rubrica dello svuoto della spesa, anche se magari è un po' breve, la terrò al di fuori dei vlog perché così appunto ho un video un pochino più breve, i vlog diventano un po' più snelli, se volete vedere delle cose ce le avete concentrate in un unico video, insomma, quindi penso che farò così e manterrò questo format sperando che vi piaccia, poi chiaramente vediamo nel tempo come vanno le cose, spero sempre che vadano bene, anzi non è che lo spero, so che andranno bene. Per il resto vi mando un grosso bacio, ditemi voi dove fate la spesa, soprattutto quali sono i vostri supermercati del posto, se c'è qualche supermercato che preferite, dove preferite prendere le cose, fatemi sapere che poi la spesa è una cosa che riguarda tutti noi. Per il resto vi mando un bacio e ciao a tutte e a tutti.